medici specializzati accolgono nel consultorio allestito in occasione della rassegna internazionale di dietetica tenutasi a Roma i visitatori desiderosi di sottoporsi ai vari e rigorosi esami clinici. In base al risultato di questi si potrà stabilire l'esatto regime alimentare per il paziente. L'obesità, oltre alle evidenti deformazioni esteriori, come è scientificamente provato, modifica sfavorevolmente il decorso delle malattie. Meglio dunque combatterla a fondo. Accanto ad una dieta sana e ben studiata, altri mezzi da applicazione diretta, come questi massaggi idrici, si incaricano di debellare il grasso superfluo. Chi la dura, la vince. Anche Rabagliati la pensa così. Li ha visti nascere la più parte di questi ragazzi e di questi uomini. Don Pietro Ricaldone, alla cui memoria oggi qui a Mirabello Monferrato, suo luogo natio, viene inaugurato un monumento. Don Ricaldone fu un appassionato continuatore dell'opera prodigiosa di San Giovanni Bosco. Tutta la sua vita si svolse nel segno della dedizione. 66 nazioni visitate, 424 istituti da lui fondati come rettore maggiore dei Salesiani. Il sindaco ricorda le virtù dell'uomo che della sua esistenza seppe fare una crociata di bontà. Gli svedesi non mandano giù il rospo che l'inglese Archer abbia conquistato il titolo europeo in quel motocross in cui si sentono campioni, e l'hanno sfidato allora a venire qui a Enköping, in Svezia, a misurarsi con i più bravi specialisti del paese su un percorso a loro dire scassa uomini e scassa macchine. Archer ha accolto l'invito, ha corso con l'abituale bravura su e giù per quei saliscendi assai poco digestivi, divertendosi sempre agli obbligatori salti da canguro e alle sbandate da taboga in curva. Lentamente poi ha fatto sul serio e se n'è andato per conto suo, staccando tutti, degno del motto: venni, scassai, vinsi.